Benvenuti nella seconda parte del video in cui analizziamo la figura del medico di medicina generale. Nella scorsa puntata ho parlato di ruoli e formazione di questa figura. Oggi invece ci addentreremo in tantissime altre sfaccettature, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo! Innanzitutto analizziamo la differenza tra i seguenti termini: medico di base, medico di medicina generale, medico di assistenza primaria, medico condotto e medico della mutua. Medico di base è un termine desueto, sostanzialmente un termine che non andrebbe più usato. Alcuni lo ritengono offensivo. Qualche motivo, in realtà semplicemente usiamo la dizione corretta medico di medicina generale e siamo tutti contenti. C'è invece una piccola differenza tra il medico di medicina generale e il medico di assistenza primaria. Il primo è colui che ha terminato il CSFMG, ovvero colui che ha il diploma di MMG. Il secondo invece è un MMG che ha ottenuto la convenzione col Sistema Sanitario Nazionale e può quindi essere scelto come medico di famiglia. Io per comodità in questo video continuerò a chiamarlo MMG, però la differenza la sapete. Il medico della mutua è la figura che è entrata nell'immaginario collettivo grazie al film con Alberto Sordi. Tam tam ta tam 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 tam. E indovina un po', è un altro termine desueto e da alcuni ritenuto dispregiativo. Infine, medico condotto. Anche questo è un termine desueto e designava un medico dipendente dai comuni italiani che prestava la propria assistenza sanitaria in modo gratuito ai cittadini indigenti e, secondo un tariffario prestabilito, a tutto il resto della popolazione. Perché questa dicitura è scomparsa? Perché la figura è stata sostituita da quella del medico di famiglia. Usate o l'abbreviazione MMG o medico di medicina generale o medico di assistenza primaria e così sono tutti contenti. Il medico di assistenza primaria viene pagato in base al numero dei pazienti che assiste. Per ogni paziente percepisce un compenso mensile di circa 3 euro lordi. Questa cifra è estremamente variabile perché vengono presi in considerazione i seguenti fattori: la data di laurea del medico, il numero di assistiti con più di 75 anni, il numero di pazienti cronici, se il medico aderisce alla medicina di rete, il numero di pazienti non deambulabili e tanti altri fattori. Lo stipendio è corrisposto per 12 mensilità, non c'è quindi la tredicesima. Essendo un libero professionista, dalla cifra suddetta dobbiamo togliere IRPEF, INPAM e assicurazione. Bisogna inoltre considerare tutte le spese: l'affitto dell'ambulatorio, le utenze, l'eventuale segretaria, il commercialista. Non ha ferie prestabilite e non può interrompere il servizio. I suoi periodi di assenza, di vacanza, devono essere coperti da un sostituto. O si fa sostituire dai colleghi associati oppure da un sostituto di sua scelta. Nel caso chiami un sostituto, il sostituto deve essere pagato dall'MMG stesso. Come funziona, cioè? Io devo andare in ferie, quindi chiamo un sostituto che, tra virgolette, lavori al posto mio, ovvero che garantisca il servizio. Assumo un sostituto che lavori al posto mio, faccia i miei ambulatori e quindi lo pago io. La sostituzione del medico di medicina generale è uno dei primi lavori del neoabilitato. È permesso sia ai corsisti SSM che ai corsisti CFSMG. L'MMG non ha un numero minimo di assistiti, ma ha un numero massimo. Non può assistere infatti più di 1500 pazienti. Con alcune deroghe questo numero può essere incrementato, ma innanzitutto non di tanto e secondariamente è possibile che i pazienti in più non vengano pagati al medico di medicina generale. L'MMG, che ha il numero massimo di pazienti, quindi 1500 pazienti, è detto massimalista. Al compimento del 14° anno d'età, ogni cittadino deve scegliere il proprio MMG. Prima di quest'età, il paziente è a carico del pediatra di libera scelta, quindi tendenzialmente i pazienti del medico di medicina generale hanno dai 14 anni in su. C'è un'eccezione: il bambino, a partire dai 6 anni di età, può essere iscritto dai genitori, ovviamente, con un medico di medicina generale piuttosto che col pediatra di libera scelta.
Il medico di medicina generale deve garantire l'apertura dello studio per 5 giorni alla settimana rispettando i seguenti criteri. L'apertura dello studio preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno 2 fasce mattutine o 2 fasce pomeridiane e comunque il lunedì. L'orario di apertura deve essere congruo al numero degli iscritti, non inferiore a 5 ore settimanali in caso di 500 assistiti, 10 ore settimanali dai 500 ai 1000, 15 ore settimanali dai 1000 ai 1500. Il sabato non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, però deve effettuare le visite domiciliari che ritiene opportune ed eventualmente quelle che non ha ancora effettuato, richieste il giorno precedente dopo le 10 del mattino. Il sabato e i prefestivi dalle 8 alle 10 è contattabile ma non reperibile, quindi vuol dire che non è tenuto a visitare. Al di fuori dell'orario di ambulatorio non è obbligato ad essere reperibile telefonicamente. A vicariare parzialmente la figura del medico di medicina generale c'è la guardia medica. Essa è attiva dalle 20 alle 8 nei giorni feriali, dopo le 10 nei prefestivi e i sabati e i giorni festivi. In caso di urgenza di alto tipo ovviamente c'è il pronto soccorso. Se il tuo medico poi lavora in associazione con altri, ci si può rivolgere a questi colleghi, definiti colleghi associati, solo in caso di reale necessità e per prestazioni non rimandabili al giorno successivo, sempre ovviamente rispettando gli orari e le modalità previste dai colleghi. Il medico può decidere di ricevere i suoi pazienti solo su appuntamento, eccezione fatta per coloro che si recano in ambulatorio con delle urgenze. Il medico è contattabile dai propri pazienti con le modalità che gli indica durante gli orari di ambulatorio, ma anche in caso di urgenza non può in alcun modo ovviamente sostituirsi al pronto soccorso. E inoltre non è tenuto alla reperibilità. Se il paziente telefona al medico dopo le 10, la visita può essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo di svolgere l'attività ambulatoriale al mattino se prevista. Se invece l'ambulatorio è previsto al pomeriggio, esso può essere sospeso. Non vengono pagate a parte, ma sono comprese nel compenso per singolo paziente. A seguito della richiesta, ed eccettuati quei casi per cui è già prevista l'assistenza domiciliare, è il medico a stabilire se il caso è urgente e il paziente non è trasportabile in ambulatorio. Qualora non ritenga giustificata la richiesta di una visita domiciliare, allora il medico può far pagare la visita. La visita domiciliare per pazienti intrasportabili comprende per esempio i pazienti immunocompromessi che non possono essere esposti alla folla di un ambulatorio oppure a pazienti operati da poco, eccetera eccetera. Se è stata attivata l'assistenza domiciliare integrata per gli amici ADI, allora al medico di medicina generale per quel paziente, per quel mese o quel periodo in cui è stata attivata questa assistenza domiciliare è corrisposta una cifra pro capite più alta. Parentesi, l'ADI è l'incubo sia del medico ospedaliero che del medico di medicina generale, perché il medico ospedaliero, quando capisce che il paziente ha bisogno di un ADI, allora deve stendere la relazione deve essere portata al medico di medicina generale che deve attivare l'ADI, poi bisogna comunque aspettare perché i vari passaggi per l'attivazione richiedono tempo, quindi il medico ospedaliero deve essere tra virgolette previdente e richiederla prima, perché se si trova a dover dimettere il paziente con l'ADI non ancora attivata e deve aspettare l'attivazione, finisce sempre che deve posporre la dimissione, casini vari, la caposala si incavola perché quel letto era già... In ogni caso, il paziente può richiedere una visita domiciliare, anche se non è intrasportabile, quindi potrebbe recarsi da solo in ambulatorio. Per esempio, io posso chiamare il mio medico di medicina generale durante i suoi orari di ambulatorio e dirgli: ho bisogno di una visita domiciliare, ma non posso venire in ambulatorio perché le cavallette, l'inondazione, non posso, devo guardare la gallina che fa le uova. A quel punto non è giustificato il fatto che io non vado in ambulatorio. Quindi il medico di medicina generale, essendo libero professionista, può chiedermi un compenso per la prestazione a sua discrezione. Non può prescrivere un farmaco per oltre 2 mesi di trattamento e non può nemmeno, in teoria, prescrivere caterve di esami che non rispettino le linee guida del ministero. Essendo libero professionista, infatti, non ha linee guida aziendali, ma linee guida dettate direttamente dal ministero. Il medico di medicina generale deve conseguire 150 crediti ECM, educazione continua in medicina, ogni triennio. Ok,
A questo punto penso di aver risposto a quasi tutte le vostre domande, tranne ad alcune, a tema misto, che ho posto direttamente ai corsisti del CFSMG. Al di là delle differenze di percorso, per diventare infatti specialista in medicina interna bisogna fare il corso SSM di medicina interna della durata di 5 anni e di organizzazione lavorativa, perché l'internista è un medico ospedaliero, la principale differenza è che l'internista gestisce pazienti con un livello di acuzie maggiore e ha a disposizione esami laboratoristici, di imaging, eccetera, che possono dare risultati in breve tempo perché all'interno dell'ospedale. L'MMG è un medico del territorio, quindi per definizione i suoi pazienti non hanno bisogno di un ricovero ospedaliero. Il loro paziente tipico è il paziente cronico. C'è possibilità di fare ricerca soprattutto in collaborazione con gli ospedali, visto l'importanza del medico di medicina generale nel follow-up dei pazienti. Oggettivamente però il numero di MMG che si dedicano poi alla ricerca è abbastanza esiguo. Possibilità di carriera ovviamente dipende che cosa uno intenda, però tendenzialmente quello che il medico di medicina generale può diventare è un responsabile di una medicina di gruppo, che oggettivamente è poco. La figura dell'MMG ha subito tantissime mutazioni nel corso degli anni. Dal medico di paese che si prendeva sostanzialmente cura da solo di un'intera comunità, si è passati di più a una figura tendente al punto di raccordo tra il territorio e l'ospedale, col rischio un po' di farlo diventare una specie di prescrittore per gli specialisti o smistatore agli specialisti. C'è stata anche una progressiva burocratizzazione della figura, che è sempre più gravata da compiti di prescrizione e di certificazione e viene un po' distratta dalla parte clinica. Tutto questo ha portato gli specialisti a vedere sempre di più il medico di medicina generale come un prescrittore di loro terapie o di loro indicazioni, piuttosto che come un alleato fondamentale e indispensabile nella cura del paziente. A questo però va fatta una considerazione controintuitiva. Infatti spesso ci dimentichiamo che anche a livello ospedaliero c'è tantissima burocrazia, lettere di dimissioni, piani terapeutici, eccetera. Mentre il medico di medicina generale oggi ha la possibilità di avere una segretaria alla quale demandare dei compiti come la compilazione delle ricette, risparmia al medico tantissimo tempo che può dedicare alla gestione e alla cura del paziente. Ovviamente poi il medico deve controllare e firmare la ricetta, non è la segretaria da sola che decide che farmaco dare al paziente. L'MMG è la prima linea dell'SSN ed è quindi la prima figura con cui il paziente si interfaccia, anche se questo a volte il paziente non lo riesce a percepire e si rivolge al pronto soccorso per casi che non sono un'urgenza o un'emergenza. Rivolgersi al proprio medico di medicina generale è fondamentale, ad esempio, per decongestionare il pronto soccorso da tutti quei casi che urgenze e emergenze non sono. Il caso tipico è il paziente di 75 anni, ma a volte anche di 55 piuttosto che di 45 o ancora peggio 25, che va al pronto soccorso per un dolorino qui in basso alla schiena. Incontrerà a quel punto l'infermiera di triage che gli chiederà: da quanto tempo ha questo dolore? Ce l'ho da 4 mesi. Perché è arrivato proprio ora al pronto soccorso? Perché volevo capire cosa fosse. Ma scusi, è cambiato rispetto agli ultimi 4 mesi? No, assolutamente, è sempre uguale, sempre stabile. Ecco, questo è il tipico caso in cui l'interlocutore corretto sarebbe stato il medico di base. Il paziente ha avuto tutto il tempo di recarsi dal proprio curante, esporgli la problematica, farsi visitare e ricevere una terapia o farsi inviare da uno specialista. Questo poi ovviamente non esclude il fatto che il paziente possa avere una problematica più o meno grave. È sbagliato il tipo di approccio. Da notare inoltre che negli ultimi anni c'è stato un progressivo passaggio dei medici ospedalieri da appunto l'ospedale alla medicina del territorio. Quindi sempre più medici ospedalieri scelgono di diventare successivamente medici di medicina generale. Come ho detto prima, infatti, i medici laureati prima del 1994 possono diventare medici di medicina generale, medici di famiglia, anche senza conseguire il diploma specifico. Questa progressiva emorragia ha molteplici cause che magari analizzerò in un altro video, però tra queste possiamo annoverare sicuramente mansioni non ritenute congrue all'età, il progressivo burnout, il dover fare le notti, lo stipendio considerato troppo basso o non adeguato al numero di ore. La medicina generale consente di avere un rapporto
più diretto, se vogliamo, col paziente, di essere più indipendenti, perché uno si può gestire gli orari di ambulatorio, può metterli a seconda delle proprie caratteristiche e preferenze. A questo si aggiunge il fatto che la medicina generale è, come suggerisce il nome, generale, quindi permette di toccare un ampio range di patologie, mentre la medicina, chiamiamola così, ospedaliera, si va sempre di più ad evolvere verso qualcosa di ultra specialistico. Il ruolo del medico di medicina generale nei, ad esempio, piccoli paesi è ancora un ruolo centrale, anche se oggettivamente la sua posizione, diciamo così, sociale sta andando verso una diminuzione di importanza, insomma, verso una specie di ridimensionamento. E poi, per concludere, riprendendo quello che vi ho detto all'inizio su ciò che potrebbero essere i ruoli e i compiti del medico di medicina generale, ci siamo detti anche che non tutti fanno tutto. Questo perché un po' dipende dal contesto territoriale in cui il medico va ad operare, cioè se ha tanti ospedali, tanti centri a cui può eventualmente affidare i pazienti, vanno per fare una spirometria, un'ecografia o un altro tipo di esame strumentale che potrebbe fare anche lui, ecco, ovviamente quello non lo farà. Se invece è da solo a doversi gestire il paziente, a dover fare spirometrie, elettrocardiogrammi, ecografie, eccetera, beh, quello è un'altra cosa, è un plus, rientra assolutamente nelle sue possibili competenze. Io penso che oggi ci sia un grande bisogno di medici di medicina generale, ovviamente preparati, ma che siano anche e soprattutto convinti di fare un mestiere che è bellissimo, anche se da alcuni è visto come secondario, di tra virgolette secondaria importanza, ma questo è assolutamente falso, perché loro sono la vera chiave della salute della popolazione.